Salve a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi vedete un'inquadratura un po' diversa dal solito perché, come da titolo, il video di oggi sarà una tier list, cioè un video in cui, avvalendomi di un simpatico template, classificherò un po' di libri. Per la precisione, oggi mi piacerebbe classificare delle saghe letterarie, saghe che ho letto, che ho interrotto, che voglio riprendere, che voglio rileggere, che voglio iniziare oppure che non ho intenzione di continuare o di leggere, insomma, facciamo un po' una classificona. Sicuramente, già ve lo premetto, mi sarò dimenticata qualcosa, qualche saga che ho e che non ho ancora iniziato, oppure addirittura qualche saga che ho iniziato, che ho letto, però a un certo punto mi sono dovuta fermare perché altrimenti veramente stavamo qui 1000 anni. Però lo sapete, io vi aspetto qui sotto nei commenti non soltanto per avere i vostri pareri in merito a le serie di libri di cui parleremo oggi, ma anche altri consigli da parte vostra di saghe che magari io non ho citato perché non le conosco, perché non mi sono venute in mente, consigliatemele. Ovviamente io con saghe intendo in modo molto ampio tutte quelle serie che sono composte da almeno due libri, quindi dalle duologie in su. Libri che possono essere sia seguiti del libro principale, ma anche prequel o spin-off, se volete, quindi un senso abbastanza ampio. Tutte quelle serie di libri che in qualche modo sono correlati fra loro, diciamo così. Ovviamente questo è un video tier list e le saghe prese in considerazione sono tante e di tanti generi diversi perché si va dal fantasy a qualcosa di fantascienza, storico, narrativa generale, saghe familiari, insomma c'è veramente di tutto, memoir, qualcosa persino di memoir, quindi non potrò soffermarmi troppo su ogni libro, le mie opinioni saranno esposte in modo abbastanza sintetico e tranchant, non avrò spazio per argomentare, quindi non vi arrabbiate se per caso do un parere non positivo su un libro, una serie di libri che a voi piace, è semplicemente una questione di gusti e vi invito anzi nei commenti appunto a dirmi la vostra e a cercare di farmi cambiare idea se magari una saga letteraria sul momento non mi attira, cominciatemi a leggerla se secondo voi ne vale la pena, se secondo voi potrebbe piacermi. Oggi testeremo anche questo microfono che nelle ultime live ha dato qualche problema, quindi vedremo se sistemato in questo modo funziona. Quindi anche un video un po' tester, speriamo bene perché non sarei felice di registrarlo da zero, ecco perché sarà un video un po' lungo. Che altro vi dovevo dire? Credo niente. Adesso vi faccio vedere la tier list. Prima però vi ricordo che se vi piacciono i miei contenuti e volete sostenere il canale potete farlo semplicemente iscrivendovi, commentando, piacendo e condividendo i miei video. E se poi volete o potete fare qualcosa di più, in descrizione trovate dei modi per farlo. C'è la pagina Ko-fi per offrirmi un simbolico tè e scegliere una delle mie prossime letture. Trovate tutte le istruzioni appunto andando al link della pagina Ko-fi. Poi avete la wishlist pubblica su Amazon per fare un regalo libri su qualche canale. E in descrizione trovate anche tutti gli altri miei contatti social, se va di seguirmi anche su Instagram e TikTok dove trovate contenuti extra, ma sono anche su Facebook, su Goodreads, c'è il gruppo Telegram per unirvi al mio gruppo di lettura e c'è il blog che è in fase di aggiornamento, quindi date un'occhiata anche lì che potrebbero esserci delle cose interessanti, specialmente se già non mi seguite su Instagram, potreste trovare sul blog qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso rispetto al canale. Eccoci qua, allora adesso vedete a tutto schermo la tier list, qui in basso potete vedere la mole di libri che ho inserito, ovviamente per ogni saga ho messo un titolo, di solito il primo rappresentativo oppure il volume completo nel caso sia, o il volume che raccoglie l'intera saga nel caso sia, disponibile. E qua abbiamo le categorie, le scorriamo velocemente. Allora, in alto abbiamo, mi vedete guardare di lato perché ovviamente io ho lo schermo del computer di qua. Completate, che ovviamente raccoglierà tutte le saghe che ho finito. Tra parentesi c'è scritto da rileggere perché in ogni caso vi dirò se è mia intenzione di rileggerla o meno. Poi abbiamo da finire, abbastanza chiaro, le saghe che devo ancora completare. Poi abbiamo Abbandono la nave, che ovviamente sta a significare che quella saga non ho intenzione di proseguirla e brevemente cercherò di dirvi il perché, anche se come vi dicevo qua non ho molto spazio per farlo. Voglio iniziare delle saghe che magari ho, o magari il primo volume in digitale o in cartaceo e che quindi voglio provare a leggere e vi dirò appunto perché mi interessano, sempre molto brevemente.
E poi abbiamo al momento non mi interessa. Ho inserito in questa selezione infatti anche alcuni titoli molto famosi, molto popolari, che potrebbero rientrare nei miei gusti, quindi sono andata a scegliere comunque delle saghe che hanno a che fare con i miei interessi. Non ci ho messo delle saghe romance, non ci ho messo Sarah J. Maas, perché non ci ho messo romantasy, perché comunque non sono cose che leggerei, però al momento non sono tra le mie priorità, mettiamola così. Però appunto la sezione commenti lì per voi, fatemi cambiare idea se secondo voi ne vale la pena. Cominciamo con Alexandros di Valerio Massimo Manfredi e la mettiamo in completate, perché questa trilogia io l'ho letta tra la fine del liceo e l'inizio dell'università. È una trilogia storica dedicata alla vita di Alessandro Magno, all'epoca neanche piaciucchiata, però ecco, adesso non so se rientrerebbe nei miei gusti perché cerco qualcosa di più nelle saghe storiche che leggo. Questa secondo me è molto adatta per quel determinato periodo della vita, cioè nel periodo dell'adolescenza. Poi io ero molto fissata con i fantasy, questa è storica, però comunque ci sono tante battaglie, assedi, cose che ricordano un po' il mondo dei fantasy che mi piaceva all'epoca. Non credo che la rileggerò mai, ecco, sinceramente. Ma di Manfredi ho letto diversi libri, e quelli che ho letto più recentemente, quindi negli anni più vicini ad adesso, non mi hanno convinta, proprio perché i miei gusti nel frattempo sono molto cambiati. Poi abbiamo la quadrilogia di Bartimeus di Jonathan Stroud, autore di libri per ragazzi. Io di solito non leggo libri per ragazzi, con pochissime eccezioni, tipo Harry Potter, che dopo troveremo, perché non li trovo di mio gusto. Mi sono fuori target, e anche se ci sono tante persone adulte che riescono ad apprezzare i libri per ragazzi, io non sono tra queste. Però la quadrilogia di Bartimeus mi ispira parecchio. L'ho recuperata in ebook ormai secoli fa, perché ne aveva parlato Elena Zodiaco, che peraltro recentemente ne ha parlato di nuovo, quindi di nuovo mi ha messo la voglia di iniziarla. Ed è una serie sì per ragazzi, ma sembra essere dai toni anche un po' scuretti, un po' ironici, taglienti, un po' un Harry Potter, però un po' più fumoso, un po' più sporchino, se volete. E parla di questo demone che viene richiamato sulla terra da un mago, da uno stregone, e diventa così il suo servo. Io appunto la possiedo interamente in ebook, si trova spesso a sconto, è edita da Salani, e mi riservo di iniziarla prima o poi. Una saga molto molto popolare, ovvero Blackwater, scusatemi, non mi ricordo il nome dell'autore, e la mettiamo proprio qua in fondo. Al momento non mi interessa. Allora, ne ho sentito parlare tantissimo, e tra l'altro ha una veste grafica pazzesca, veramente bellissimi questi volumi. C'è anche l'audiolibro, quindi nel caso, se mai, proprio l'ascolterei, ma al momento non mi attira particolarmente, nonostante si tratti effettivamente di una saga familiare con degli elementi vagamente gotici, ma so che la parte soprannaturale è molto minoritaria. È ambientata negli Stati Uniti, in una zona rurale, dove appunto avviene una terribile alluvione. Infatti il primo volume, se non sbaglio, si chiama proprio La Piena, e in mezzo alle macerie viene ritrovata una donna, se non sbaglio, che poi si risulterà essere un personaggio particolare con dei tratti appunto soprannaturali, che soprattutto arriverà a sconvolgere un po' la vita di questa comunità. Un po' curiosa sono, anche perché ne ho sentito parlare tantissimo, ma al momento non è prioritaria per me. Abbiamo poi Brothers di Yu Hua. Allora, in Italia l'ho trovato in un unico volume, ma in realtà è è una duologia composta da Brothers e Arricchirsi e Glorioso, e lo trovate in audiolibro su Storytel, dove io l'ho ascoltato entrambi i volumi, letto anche piuttosto bene. L'ho letto l'anno scorso, purtroppo non mi ha entusiasmato. Avevo grandi aspettative su questo autore cinese. Il primo volume mi è piaciucchiato abbastanza, il secondo invece purtroppo no. L'ho trovato veramente un po' esagerato. Io non amo molto l'elemento grottesco, qui invece era molto molto presente, soprattutto nel secondo volume, e ci sono varie cose che non mi hanno convinta, e ho faticato molto a portarlo a termine. Peccato, perché invece speravo mi piacesse molto di più. Comunque sul canale trovate da qualche parte la recensione per avere più dettagli. Poi abbiamo Canto della pianura di Kentaro. In realtà questo
Il primo di questa serie dovrebbe essere Benedizione, se non sbaglio, però correggetemi nel caso nei commenti, e lo mettiamo qua. Per il momento non mi interessa, anche Kent Aruf è un autore molto amato, molto apprezzato, di cui sento sempre molto parlare, anche di questi dei suoi libri trovate la versione audiolibro. Questa è la trilogia della pianura, se non sbaglio si chiama, ed è una storia di provincia americana, se non ho capito male, ma chiaramente non l'ho letta, quindi correggetemi se sbaglio. Non mi attira particolarmente come tipologia di storia, però insomma, al solito, nel caso, fatemi cambiare idea voi se pensate ne valga la pena. Poi abbiamo la saga dei Cazalet di Elizabeth Jane Howard, che se mi seguite lo sapete va quassù in completato. È una saga che ho amato tantissimo, una delle mie saghe familiari preferite, e non escludo di rileggerla in futuro. Se non l'ho ancora fatto è perché sono 5 volumi e anche belli corposi, ma ci sono gli audiolibri, tra l'altro letti splendidamente, e quindi io prima o poi la saga di Elizabeth Jane Howard me la rileggo sicuro. Di André Asiman, Chiamami con il tuo nome, che è nato come stand-alone, quindi come libro autoconclusivo, in realtà poi l'autore ha scritto un seguito dopo il successo del film di Guadagnino. Allora, io lo metto in Abbandono la nave, perché Chiamami col tuo nome mi è piaciuto e anche parecchio, non tutto il libro allo stesso modo. Secondo me è un romanzo molto disomogeneo. La prima parte è veramente molto molto forte, quella che racconta appunto l'innamoramento tra Oliver e, come si chiamava l'altro ragazzo? Elio, ce l'ho fatta. Veramente molto bella, molto potente. Poi secondo me il romanzo si indebolisce parecchio. La parte finale secondo me lo risolleva molto, l'ho trovata anche molto commovente, però per quanto mi riguarda è una storia conclusa, infatti io del seguito non ne voglio sapere nulla, anche perché non ne ho sentito parlare per niente bene, quindi. Poi abbiamo la saga dei Chironi di Marcello Foïs. Ve ne ho parlato recentemente in un video in cui vi parlavo di mattoni, perché io ho il volume, questo qui appunto con questa copertina che contiene l'intera trilogia, assolutamente da finire. Stirpe mi era piaciuto, anche se proprio non era diventato uno dei miei libri preferiti, però mi era piaciuto, mi aveva incuriosita molto. Vorrei rileggerlo, comunque riascoltarmelo, perché anche questa trilogia la trovate interamente in audiolibro letta dall'autore, per poi proseguire con i due volumi successivi. Sapete che io ho un debole per la letteratura sarda e Marcello Foïs non fa eccezione. Abbiamo poi Cleopatra, la divina di Valery Hesperian, che in realtà è uno pseudonimo per un collettivo, e lo mettiamo qui accanto a Asiman in Abbandono la nave. In realtà io ho abbandonato proprio il libro, anche questa serie la trovate in audiolibro su Audible, ma non ve la consiglio per niente, io l'ho trovata veramente sciatta, scritta proprio come un temino delle elementari, veramente poco poco interessante. E dire che la vita di Cleopatra è stata molto interessante, quindi renderla noiosa veramente ci vorrebbe un premio per questa capacità. Non proseguirò, non ho concluso il libro, figurati se proseguo con la saga. Peccato, perché a me l'Antico Egitto piace molto. Abbiamo poi Dune, o Dune che dir si voglia, di Herbert. Allora, questo qui assolutamente va in da finire, perché ho letto solo il primo libro ormai 2 anni fa, 3 anni fa, troppi anni fa, e non sono mai andata avanti. Non so perché, perché in realtà a me il libro era piaciuto molto, gli ho dedicato un intero video sul canale, cosa che succede raramente, proprio a dimostrazione di quanto mi fosse piaciuto. Ho amato i film di Villeneuve, quindi assolutamente devo riprendere questa saga. Ve lo dico sempre, ma prima o poi lo farò. Poi abbiamo Il Trono di Spade, o meglio, Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco di Martin. Conclusa, nel senso, fin dove siamo arrivati, ho letto tutti i libri. Mi piacerebbe anche rileggerla, perché comunque è una delle mie serie fantasy preferite e l'ho letta ormai 10 anni fa, a dir poco. Però il fatto che non sia conclusa mi scoraggia, nel senso che io ho la speranza, anche se flebile, che Martin ci porti finalmente gli ultimi libri.
ce l'ho ancora, quindi dico sempre quando uscirà cos'è, il sesto libro, rileggerò tutta la saga. In realtà poi sappiamo benissimo che questo non succederà mai e io piangerò tutte le mie lacrime. Comunque l'ho letta tutta, l'ho amata molto, ha completamente cambiato il mio gusto in fatto di fantasy. E a proposito di questo, abbiamo Fidanzati nell'inverno di Christel Dabaut, un fantasy recente. Del quale si è parlato molto, ma che io metto purtroppo in abbandono la nave. Io della saga dell'Attraverso Specchio ho letto i primi due volumi, l'ho trovata molto molto originale per quanto riguarda l'ambientazione, sulla quale non ho niente da dire perché è favolosa, è veramente ben strutturata. Tanto che è uno dei punti di forza del libro, senza dubbio. E anche la storia non era malissimo, anche se secondo me un pochino lenta, un po' noiosetto l'ho trovata questa serie, però se ci sono altre cose che mi interessano, poi la storia va in secondo piano. E i temi erano veramente molto molto interessanti e anche sofisticati per una serie fantasy. Non è comune trovare una serie fantasy che affronta con questo sguardo, questo tipo di tematiche. Secondo me, però, i personaggi non sono tanto riusciti, nel senso, questa è una serie young adult che ha dei personaggi molto giovani che forse si comportano come se fossero ancora più giovani, nel senso che io ho trovato la descrizione dei personaggi e delle dinamiche che, si vanno a instaurare fra di loro molto infantile e quindi poco interessante per me, che ormai ho più di 30 anni, però può darsi sia una percezione solo mia, perché in realtà questa è una serie che è stata molto amata. Intanto una moto in sottofondo. Poi abbiamo un'altra serie che ho abbandonato, cambiamo genere, questo non è un fantasy, ma è di Carmen Korn, Figlie di una nuova era. Edito da Fazzi, anche questo libro qui l'ho abbandonato, aveva tutte le premesse per piacermi, una storia corale che raccontava le vicende di alcune ragazze. Siamo poi in Germania, a cavallo tra la prima e la seconda guerra mondiale, quindi in un periodo anche particolare di grande fermento. Cioè aveva tutti, è ambientato a Berlino se non mi ricordo male, quindi aveva veramente tutti le premesse per piacermi. Non mi ha convinta per niente. Ho trovato i personaggi piatti, poco interessanti, la scrittura scialba. So che spesso ci sono discussioni su questo punto perché a volte mi scrivete che invece secondo voi i personaggi erano ben definiti, che vi è piaciuta molto. Cioè, è capitato che qualcuno mi scrivesse. Io apprezzo sempre molto il confronto, quindi vi ringrazio per i vostri pareri. Purtroppo, diciamo, non sono entrata in sintonia con questo libro, peccato perché avevo delle altissime aspettative. Passiamo alla fantascienza, qua abbiamo il ciclo della fondazione di Asimov. Allora, se mi seguite lo sapete, io non sono ferratissima con la fantascienza. Ne ho letta poca, finora mi sono tenuta alla larga, però vorrei recuperare. Allora, sono molto indecisa perché io di Fondazione ho visto la serie televisiva, la prima stagione, devo ancora recuperare la seconda e mi è piaciuta molto, per l'ambientazione, per i temi affrontati. Non so se leggerei i libri, cioè un po' di curiosità ce l'ho effettivamente, però ho paura che sia una fantascienza un po' al di fuori della mia portata. Comunque io lo metto qua, lo metto in voglio iniziare. Non ce l'ho ancora né in digitale né in cartaceo. Però un po' di curiosità c'è, quindi sta un po' a cavallo tra queste due categorie. Diciamo non è proprio una lettura prioritaria al momento, però mi piacerebbe leggerlo a un certo punto. Ah, poi qua abbiamo un pezzo della mia adolescenza, perché abbiamo Gli Elfi di Bernard Herrmann, una serie fantasy che probabilmente conosco solo io, edita da Armenia, mi pare si chiamasse la casa editrice, credo sia fallita, cioè fallita un paio di volte, ma credo ormai definitivamente, spero di no, perché comunque pubblicava veramente tanti fantasy. E allora, io ho letto questa serie quando avevo tipo 14-15 anni, l'ho adorata, però devo metterlo in abbandono la nave, perché non andrò avanti, l'ho abbandonata da tanto tempo. Brevemente, è una serie fantasy vagamente ispirata al Signore degli Anelli, perché ci sono gli elfi che ricordano un po' gli elfi del Signore degli Anelli, che usano la magia.
però è molto più realistica. Questo era l'aspetto che mi colpì, perché io ero abituata a leggere dei fantasy che erano molto più favolistici, molto più per ragazzi magari, o che comunque erano molto più epici alla Signore degli Anelli, quindi un po' distaccati dalla realtà, se volete. Invece questo fantasy qui si sì, inseriva elementi magici, soprannaturali, portali tra il mondo degli uomini e il mondo degli elfi, l'ambientazione era medievale, tra l'altro molto molto precisa perché l'autore era uno storico, cioè è uno storico, poverino, ancora vivo. Però era una narrazione molto più cruda, che non edulcorava nessun aspetto della realtà, anzi si soffermava su aspetti più truculenti, più espliciti, più duri anche della realtà di una vita medievale, anche più sporchi. E questo mi colpì tantissimo ed è un po' questo il genere di fantasy che piace più a me. Poi ci sono delle eccezioni, chiaramente, però questo è il fantasy di ambientazione medievale che più amo, quello più realistico, il grimdark, se proprio lo vogliamo dire con una classificazione più precisa. Diciamo, gli elfi non era proprio una serie grimdark, però aveva dei tratti che si avvicinavano. E io non l'ho neanche letta tutta, peraltro cominciai a leggere dal secondo libro senza accorgermene perché all'epoca non avevo dietro lo smartphone per andarmi a cercare le cose e lo rilessi varie volte, il secondo libro che si chiamava Gli Elfi d'Inverno. Insomma, è una serie che porto nel cuore, però ecco, non è più nei miei interessi portarla avanti, anche perché poi non so l'autore quanti libri ha pubblicato, veramente troppi. Abbiamo poi la saga di Gormenghast di Marvin Peake, la mettiamo con sicurezza in Voglio iniziare. Ho già Tito di Gormenghast da tanto tempo, l'ho acquistato con degli sconti ad Elfi, non so più quanto tempo fa. Recentemente l'ho recuperato anche in ebook. Sperando che questo poi mi spinga a leggerlo perché un po' di Gormenghast mi ha sempre scoraggiato il font. Ed è una serie fantasy, sì, ma un fantasy un po' particolare, più fantastico che fantasy. Ci porta in questa realtà, appunto, Gormenghast, molto scura, gotica e piuttosto bizzarra. Quindi non so se può proprio rientrare nei miei gusti, perché come avete visto il fantasy che piace a me è un po' diverso, però sono molto molto curiosa e comunque l'elemento un po' goticheggiante mi piace molto. In più, ovviamente, questo Gormenghast è più che un fantasy vero e proprio, è forse più simile a un'allegoria. La curiosità è tanta, quindi lo inizierò, ce l'ho pure, quindi. Guida galattica per gli autostoppisti di Douglas Adams. E allora, fino a qualche tempo fa lo avrei messo tra non mi interessa, al momento non mi interessa, e sono molto tentata di inserirlo in questa categoria perché credo che non faccia per me, non soltanto perché appunto non sono molto familiare con la fantascienza, ma anche perché ha un tipico senso dell'umorismo che a me no, di solito non piace, da quello che ho potuto vedere, da quello che ho potuto leggere, leggiucchiare qua e là. Però mi è stato regalato l'intera saga da un mio amico che mi ha detto leggila perché è bella, perché ti risolleva il morale, perché è spassosissima. E boh, vabbè, lo mettiamo qui perché ce l'ho semplicemente e quindi lo inizierò prima o poi, però ve lo dico, non sono particolarmente motivata. Harry Potter, che chiaramente va quassù. Allora, io qua non conto The Cursed Child, che è, diciamo, il testo dell'opera teatrale che dovrebbe essere un ideale seguito di Harry Potter, perché per me quello non esiste e non l'ho mai letto. Però la saga di Harry Potter canonica, diciamo, l'ho letta tutta, l'ho anche riletta non molto tempo fa, quindi sicuramente non la rileggerò a breve, però rimane una delle mie serie fantasy preferite. Non è una serie perfetta, ovviamente, però io me ne sono innamorata, nonostante io non ami i libri per ragazzi, nonostante io l'abbia letta quando ormai una ragazza non ero più perché ero già adulta e quindi questo va sicuramente a suo merito. La trovo veramente molto bella, con dei bellissimi personaggi e anche dei temi interessanti. Quindi comunque io la promuovo, anche se sull'autrice non preferisco non soffermarmi, sospendo il giudizio. Poi abbiamo Gli inganni di Locramora di Scott Lynch, quindi il primo volume della serie dei Bastardi Galantuomini. E la mettiamo in da finire, non soltanto per me,
perché mi manca il terzo volume, che però ho acquistato di recente e che sicuramente ascolterò anno nuovo, perché non riesco ad inserirlo entro la fine dell'anno, lo so per certo, però la voglia di proseguire con la saga è tantissima, anche perché il secondo volume finisce con un bel cliffhanger. Però appunto purtroppo la saga è incompleta perché l'autore si è fermato. La maledizione di Martin, che vi devo dire? E tutte le saghe fantasy che amo di più vengono interrotte. Spero che prima o poi la riprenderà perché è una saga bellissima. Il secondo volume è ancora più bello rispetto al primo, che riesce infatti a definire ancora meglio i personaggi principali, a essere anche più convincente dal punto di vista del ritmo, dell'ambientazione. Bella, bella, bella. Anche i temi affrontati sono molto, molto interessanti. Hanno a che fare con la ricchezza, il potere, il privilegio. Bello. Racconta la storia di un gruppo di ladri. Ve la faccio semplice, ora non posso diffondermi né descrivervi la trama. Ma sul mio canale trovate le recensioni sia del primo che del secondo libro nei vari wrap-up. Poi abbiamo I Giardini della Luna di Erickson, altro fantasy, sempre pubblicato da Armenia, a meno che io non stia sbagliando il nome della casa editrice. E qua purtroppo lo devo mettere in Abbandono la nave. Allora, sicuramente una delle saghe fantasy più particolari che io abbia mai letto. Io ho letto solo il primo volume e alcuni anni fa, veramente fuori dal comune. Peraltro, se non vi piacciono i libri eccessivamente didascalici in cui gli autori e le autrici si soffermano troppo a dire il perché e il per come, ecco, questo è perfetto perché l'autore non vi spiega nulla, vi butta in mezzo a un mondo complicatissimo e è molto facile perdersi. Motivo per cui io non proseguirò con la saga, che peraltro è anche parecchio lunga perché saranno, boh, 10 volumi, non lo so, 14, una cosa del genere, una roba disumana. E qual è il problema? Non è tanto il problema la lunghezza, anche se anche quella conta. Il problema vero è che io per leggere questa saga mi dovrei prendere un anno sabbatico, una pausa da tutto il resto, dal canale, dalle altre letture, da qualunque cosa, solo per concentrarmi su questa, studiarmela e cercare di capire. Perché è veramente il mondo creato da Erickson è incredibile, ma anche estremamente complesso e complicato. Quindi lo metto da parte, però se siete amanti dei fantasy e veramente ferrati in questo genere più di me, assolutamente da recuperare questa serie perché è incredibile. Veniamo a un tasto dolente, I Leoni di Sicilia di Stefania Auci, lo mettiamo qui in Abbandono la nave. Ho letto solo il primo volume e mi è bastato, sinceramente. Non mi è piaciuto, non mi ha convinto. La scrittura è eccessivamente semplice per quanto mi riguarda, proprio a livello di prosa, ma in generale proprio a livello di scrittura dell'ambientazione storica, dei personaggi, di tutto. L'ho trovato veramente sciatto e superficiale e io mi aspettavo molto molto di più. Però è molto amata, ne capisco anche i motivi. Ho visto anche la serie TV perché a volte nelle trasposizioni seriali riescono a migliorare anche l'opera di partenza, invece sono mantenuti piuttosto fedeli al tono e al tipo di storia. Infatti anche la serie TV non mi ha fatto impazzire, sinceramente. Poi abbiamo un altro abbandono, la saga dei Medici di Matteo Strucul, che io ho iniziato, non ho finito nemmeno il primo libro. Allora, è una serie storica che parla della famiglia Medici, a partire proprio da Cosimo de Medici, Cosimo il Vecchio, e poi procede arrivando fino a Caterina de Medici, se non mi sbaglio. Stesso problema di Leone di Sicilia, sciatta, scritta non bene, anzi, l'ho abbandonata, nonostante l'audiolibro fosse letto da Francesco Pannofino, voce che io adoro, non ce l'ho fatta ad andare avanti, mi dispiace. Nonostante io ami la famiglia Medici, nonostante io ami il Rinascimento, nonostante non me ne freghi nulla della precisione storica, perché lo sapete come la penso, per me un autore di romanzi può prendersi delle libertà, non è un saggio, se voglio la precisione vado a leggere un saggio. Non ce l'ho fatta, ma non sono andata oltre le 100 pagine, proprio mi ha disgustato, mi dispiace. Poi abbiamo I Melrose di Edward Santoben che va in completata. Lo trovate in realtà adesso non si trova neanche facilmente in questa edizione perché
L'ultima volta che ho guardato era andato fuori catalogo, purtroppo, però provate all'usato perché è una saga bellissima. Allora, può non piacere a tutti perché il tono del narratore è molto particolare, è una scrittura molto ricercata e il tono è molto cinico, veramente molto molto cinico, sprezzante, anche un po' snob, quindi capisco che può essere irritante, che la lettura non può essere facile, io l'ho amata, amata tantissimo. I temi affrontati pure sono belli tosti perché si parla di abusi, si parla di dipendenze, però è una saga meravigliosa e che conto di rileggere o di riascoltare in audiolibro. L'audiolibro è molto consigliato, pazzesco, letto da Gianluca Iacono. La saga dei Pilastri della Terra di Ken Follett, in realtà non si chiama così, però il primo volume è I Pilastri della Terra, è una serie storica che io purtroppo devo mettere in al momento non mi interessa e non credo la leggerò mai. Anche di questa trovate gli audiolibri se vi interessa. Sono dei bei volumoni corposi e raccontano la storia della costruzione di una cattedrale in un centro, una cittadina inglese. Nel Medioevo, non mi ricordo, siamo nel 200, nel 300, non ricordo per la precisione in che periodo siamo. Non mi ispira, credo che non l'apprezzerei, ecco, perché ho visto la miniserie televisiva che ne è stata tratta, sia da questa, tra l'altro con un cast pazzesco perché ha lanciato attori del carico di Eddie Redmayne, per esempio, che qui era giovanissimo, ma anche tanti altri, e non, secondo me ha dei tratti vagamente soppoperistici o comunque poco convincenti dal punto di vista della trama che mi farebbero decisamente storcere il naso. Però, ripeto, io ho visto solo la serie TV, quindi magari il libro è molto diverso, però ne ho sentito parlare e non mi attira. Ecco, per esempio, una scena che mi aveva molto disturbata nel libro, nella serie, perché secondo me è totalmente inverosimile, è la tizia che partorisce sotto i detriti della cattedrale che gli è crollata, del tetto della cattedrale gli è crollato addosso, e non solo ne esce vivo anche il bambino e lei partorisce là sotto, cioè è una roba che non è inverosimile, di più, sinceramente, lo trovo un espediente di trama un po' ridicolo e non necessario, e so che questa cosa succede anche nel libro. Questo è un esempio, ce ne sono degli altri, ora non mi ricordo neanche benissimo la serie, ma non lo so, non mi ispira, però se mi sbaglio ditemelo nei commenti, perché comunque non l'ho letta, quindi è una scrematura che faccio a priori, diciamo così. Poi abbiamo, questo dovrebbero essere i Re Maledetti di Maurice Druon. Allora, qua abbandono la nave in qualche modo forzatamente. Questa è una serie sempre storica che parla di Filippo il Bello e dei suoi discendenti, stiamo parlando del re francese, stiamo parlando nel Medioevo, il re che praticamente distrusse l'ordine dei Templari. E la premessa del romanzo è proprio questa: il Gran Maestro, si chiamava così, non mi ricordo, vabbè, insomma, il capo dei Templari maledisse Filippo il Bello e la sua dinastia, e questi romanzi parlano appunto proprio di lui e dei suoi discendenti, che non furono molti perché con lui appunto si estinse il suo ramo e si passò a un'altra dinastia regnante in Francia. Mi era piaciuta molto, anche se era un po' datata nel modo in cui era scritta, stiamo parlando di romanzi degli anni 60, qualcosa del genere, però l'avevo trovata molto molto interessante, mi aveva ricordato molto Il Trono di Spade. Peccato che Mondadori pubblicò i primi tre libri e non andò mai più avanti, infatti adesso non sono neanche più reperibili. E quindi io cosa feci all'epoca? Lessi i primi tre, poi il seguito non usciva, il seguito non usciva, mi recuperai la serie TV, che è una serie degli anni 80, quindi vecchiata anche piuttosto male, devo dire, però così completai la storia, insomma, sono riuscita a capire come va a finire e poi chiaramente ho perso interesse e poi in italiano non si trovano, quindi non la terminerò mai la saga cartacea, ecco. I Viceré di De Roberto. Allora, tutti conoscono i Viceré, non tutti sanno che i Viceré fa parte di una trilogia.
purtroppo tutti ci fermiamo ai viceré quando li leggiamo, perché in realtà non è una trilogia, non è un romanzo così letto, nonostante sia un capolavoro della letteratura italiana. Io l'ho amato tantissimo, lo voglio assolutamente rileggere e voglio leggere gli altri due libri della serie, dei quali non mi ricordo assolutamente il titolo e che non sono neanche facilmente reperibili in cartaceo. Si trovano però abbastanza facilmente a un prezzo modico in ebook. Uno di questi due, oltre ai viceré, si trova anche in audiolibro su Audible, quindi assolutamente uno dei progetti, se non per l'anno prossimo, comunque per i prossimi anni, è rileggere i viceré e leggere anche gli altri due. Non ricordo l'ordine, cioè non mi ricordo se i viceré effettivamente è il primo o è il secondo della trilogia. Ad ogni modo, assolutamente la voglio rileggere e completare la storia degli Uzeda. Se vi volete leggere una bella storia di una famiglia siciliana vissuta tra 8 e 900, tra l'altro una famiglia veramente particolare, piena di matti, di malasi, veramente, leggete i viceré piuttosto che il Leone di Sicilia. Un pochino più complesso dal punto di vista della scrittura, ma un libro pazzesco veramente. Poi abbiamo Il Dardo e la Rosa. Torniamo su le serie, ecco, fantasy. Allora, tecnicamente io non ho completato la saga, quindi stavo per metterla incompletata, ma mettiamola in Abbandono la Nave. Però, precisiamo, io ho amato tantissimo la trilogia del Dardo e la Rosa di Jacqueline Carey. Ve la consiglio sempre, perché è una serie fantasy pure con dei difetti, però veramente bella. Purtroppo non facilmente reperibile, perché di nuovo è andata fuori catalogo, però cercate all'usato, cercate in ebook, leggetela perché è pazzesca. Ha dei contenuti un po' espliciti, quindi magari non è adatta a tutti, anche molto forti, ve lo dico, specialmente nel terzo volume, però vale la pena, perché è una saga dove si combina un'ambientazione originale, per quanto ispirata alla storia europea e non solo, e ben costruita proprio nei minimi dettagli, e una trama che è sia d'avventura che di intrigo politico. Quindi secondo me ha tutto questa serie e dei bellissimi personaggi, forse non originalissimi nella loro caratterizzazione, nel modo in cui interagiscono fra di loro, però comunque ben costruiti. E perché l'ho messa qui? Perché io la trilogia l'ho completata, l'ho amata. C'è però un'altra trilogia che l'autrice ha scritto, dove però i protagonisti non sono gli stessi, ma sono le generazioni successive, diciamola così, per semplificare, e sinceramente non ho molto voglia di andare avanti. Non mi voglio rovinare il bel ricordo che ho di questa saga, e tra l'altro poi, insomma, non è nemmeno facilmente reperibile, quindi per il momento mi fermo qui, però sappiate che Il Dardo e la Rosa e seguito sono assolutamente consigliati. Poi abbiamo un'altra serie fantasy, in realtà questo è uno stand alone, Il Prelato dell'Albero delle Arance di Samantha Shannon, che a me è pure piaciuto, però l'autrice ha scritto anche un prequel e secondo me arriverà anche un sequel, perché il libro, il finale è abbastanza... il libro ha un finale che secondo me pone delle premesse per un seguito. Non so se ci sono notizie in merito, comunque in ogni caso io mi fermo qui, perché mi è piaciuto, anche se è un libro che ha dei difetti, ve ne ho parlato anche qui in un wrap up l'anno scorso, credo averlo letto a gennaio 2023, però non sono sicura. Però comunque nel complesso mi è piaciuto, poi dove ci sono i draghi e dove ci sono io, perché i draghi li amo molto, l'ambientazione è veramente ben costruita, non mi interessa andare oltre, non mi interessa leggere il prequel, che peraltro l'ho letto un mio amico ed è praticamente la fotocopia del Prelato dell'Albero delle Arance, è la stessa identica storia in poche parole, e non mi ispira nemmeno particolarmente se dovesse uscire un sequel, quindi Abbandono la Nave, però comunque è un buon fantasy dal mio punto di vista. Torniamo alla fantascienza con Il Problema dei Tre Corpi di Liu Cixin, libro sul quale io ho... è come Asimov, esattamente così, come Asimov e come anche il libro di Douglas, sta un po' a metà fra queste due categorie, quindi tra al momento non mi interessa e invece voglio leggere, perché io un po' di curiosità ce l'ho. Tornata anche a causa dell'uscita della serie su Netflix, che però non ho visto. Però dall'altra parte ho avuto anche dei pareri che mi hanno un po'
come dire, cioè io ho due amici, immaginateveli tipo sulle spalle, angelo e diavolo, uno che mi dice leggilo perché è carino, ti potrebbe piacere, l'altro che mi dice no, è una roba di fantascienza, pieno di scienza, di matematica, da nerd, da ingegneri, non lo leggere. E quindi io sono qua spaccata a metà tra questi due che mi dicono leggilo, 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 non leggilo. Però il paragone che è stato fatto con Il Trono di Spade, quindi con quel tipo di storia lì, ovviamente è un libro di fantascienza, non c'entra nulla, quell'altro è fantasy, però con quel tipo di struttura, quindi corale, con tanti intrighi, tante forze che si vanno a combinare, me lo fa mettere alla fin fine in voglio iniziare, tanto più che sono usciti anche gli audiolibri, quindi potrei essere a maggior ragione motivata. Abbiamo poi Il racconto dell'ancella di Margaret Atwood, che anche questo qualcuno si potrebbe chiedere perché è lì, perché in realtà Il racconto dell'ancella è un unico libro e magari purtroppo l'autrice ha scritto un seguito che io tento di dimenticarmi ogni volta, ma in realtà esiste. Allora la metto incompletata perché l'ho completata, da rileggere assolutamente Il racconto dell'ancella, prima o poi lo rileggo. I testamenti, che ha il seguito, facciamo finta che non esista. Cioè io ho messo Il racconto dell'ancella in questa tier list, ma in realtà avrei preferito non mettercelo perché I testamenti è un libro brutto, mi dispiace. Si salva poco. Alcune cose mi erano piaciute, ma in sostanza è un libro di cui io in realtà mi sono pure dimenticata, cioè non mi ricordo quasi nulla e c'è stata una volontà di cancellazione. Poi abbiamo un'altra saga che avevo iniziato e anche questa l'ho abbandonata e non ho intenzione di riprenderla, quindi va qua in Abbandono la nave. Tante saghe abbandonate in questa vita, di Bernard Cornwell, Il Re d'Inverno, il primo volume di una serie di libri, di romanzi storici ambientati ai tempi di Re Artù, che non sono fantasy. Sono effettivamente dei romanzi storici dove però si trovano personaggi della leggenda, quindi Merlino, Morgana, appunto Re Artù, eccetera. L'ambientazione è un'ambientazione medievale anche bella oscura che mi ispirava parecchio, l'ho trovato poco interessante, poco convincente, scritto in modo mediocre, non mi ha preso. Ho letto il primo volume, il secondo se non sbaglio l'avevo acquistato, ma o non l'ho finito o non l'ho neanche iniziato, credo l'abbia letto mio padre, ma comunque è stato tutto rivenduto perché non siamo interessati a proseguire né io né lui. Poi abbiamo Il Signore degli Anelli. Allora, tecnicamente la trilogia del Signore degli Anelli e lo Hobbit io l'ho letto, quindi andrebbe in completato e da rileggere assolutamente sì, ma in realtà se vogliamo intenderla in senso un po' più ampio, io non ho mai finito di leggere il Silmarillion e non ho letto gli altri racconti di Tolkien dedicati alla Terra di Mezzo, quindi lo mettiamo in da finire, contando che io comunque voglio rileggere almeno Il Signore degli Anelli e riprendere in mano il Silmarillion. Ve lo dico sempre anche qui, però prima o poi lo farò. Questo è uno dei progetti di vita, prima o poi arriverà il momento di rileggere Il Signore degli Anelli, perché è un libro che ho amato, ma l'ho letto quando avevo 14-15 anni, quindi che cavolo ci ho capito? Poco e niente. Perciò da rileggere. Altra serie fantasy, ma diverso tipo di fantasy, Il Sognatore di Lainey Taylor, duologia della quale all'epoca si parlò tantissimo, cioè era ovunque, poi è sparito nel nulla. Allora, io sull'onda dell'hype, del successo, nonostante sia un tipo di fantasy che secondo me non mi piacerà, però sull'onda della curiosità lo acquistai in ebook scontato, trovandolo in offerta. Però ora come ora il mio interesse per questa saga è pari a zero. Forse potrei leggere l'altra saga di Lainey Taylor, La Chimera di Praga, che mi ispira leggermente di più, ma comunque non è che mi chiami così tanto. Ce l'ho, sta lì in ebook, per il momento non è prioritario, perciò lo mettiamo tra quelli che non, al momento non mi interessa, perché poi si presenta come una serie onirica, cioè un fantasy un po' diverso da quelli che piacciono a me, che per carità potrebbe essere un esperimento interessante. Per il momento ho mille altri libri da leggere, Il Sognatore è proprio in fondo alla lista. Poi abbiamo Infanzia di Tove Ditlevsen, che va in da finire perché ho letto per ora soltanto il primo libro. Questa è una trilogia autobiografica
La trilogia di Copenaghen. Il primo volume racconta appunto l'infanzia dell'autrice e scrittrice, e poi si prosegue con i due libri successivi che io ho recentemente acquistato approfittando degli sconti fazzi, quindi faccio questo spoiler sul book haul. Mi dovrebbero arrivare tra qualche giorno. Una serie più horror che fantasy, una serie di vampiri, la serie di vampiri per eccellenza, ovvero Intervista col vampiro di Anne Rice. Lo mettiamo qua in voglio iniziare. Allora, non credo arriverò mai a leggere tutta la serie di libri sui vampiri di Anne Rice perché sono tantissimi. Io lo so perché una mia amica era ed è ancora grande fan, ma mi ricordo che quando eravamo ragazzine lei proprio stravedeva per questa serie di libri sui vampiri, però sarei molto curiosa di leggere l'intervista col vampiro, del quale ho visto il film milioni di anni fa, ma so che è abbastanza diverso dal libro, e sono molto curiosa di leggerlo da amante dei vampiri da tempi immemori. Vorrei appunto leggere i libri di questa autrice che ha innovato in sostanza la letteratura sui vampiri. Jonathan Strange e il signor Norrell di Susanna Clarke, anche questo noto come standalone, ma anche è uscito recentemente anche un prequel, e anche questo lo mettiamo insieme a Anne Rice tra i libri che vorrei leggere. Lo acquistai a suo tempo in ebook quando era ancora edito da Mondadori, può darsi, poi è stato ripreso da Fazzi, che ha poi pubblicato tutti gli altri libri di questa autrice. E vorrei leggerlo perché, nonostante sia un fantasy un po' diverso da quelli che piacciono a me, cioè quelli coi guerrieri, no? Grimdark di cui parlavamo prima, però mi ispira parecchio. Ne ho sentito parlare molto molto bene anche di questa autrice in generale. Parlavamo di Grimdark, una serie che al momento non possiedo e che non è sempre facilmente reperibile, ma che è stata ristampata non molto tempo fa da Mondadori e vorrei leggere, è Le cronache della Compagnia Nera, che mi mette di sotto, ma in realtà sta di sopra. Ce la faremo, sì. Nel senso che lo vorrei iniziare, vorrei leggere questa saga perché è considerata una dei capostipiti del Grimdark. Si parla appunto di questa compagnia nera, immagino sia una sorta di compagnia di ventura, e quindi è una storia corale anche molto cruda e oscura, come piace a me, insomma ci siamo capiti sul genere di fantasy che mi piace. Vorrei iniziare anche La figlia della foresta di questa autrice, Juliet si chiama, non mi ricordo, comunque ho acquistato il primo volume in ebook, sempre trovandolo scontato. È una serie fantasy ambientata in una sorta di Irlanda medievale e racconta la storia di questa ragazza che appartiene insomma a una famiglia importante e che si deve intraprendere un viaggio, comunque deve fare qualcosa per salvare la sua famiglia, il resto della sua famiglia, da una maledizione. Ne sento parlare molto bene da una ragazza che segue su TikTok, della quale non mi ricordo il nome, ma vi lascerò il profilo qui sotto, e lei mi ha fatto venire voglia di leggerla. In buona sostanza, l'ambientazione Irlanda medievale mi attira parecchio e immagino che entri in gioco anche un po' il folklore celtico, quindi molto curiosa. Le edizioni sono bellissime, quindi se mi piacerà sicuramente recupererò anche il cartaceo. Cambiamo genere con La grande fortuna di Olivia Manning, serie saga familiare. Non so perché sono andata così in alto, perché sta qua giù, ovvero voglio iniziare, assolutamente voglio iniziarla, e ho recuperato infatti anche in questo caso il primo volume con gli sconti fazzi. È una serie fantasy, buonanotte, è una serie, una saga familiare, una trilogia che mi ha ricordato tantissimo Elizabeth Jane Howard, dalla trama, insomma da quel che ho letto. Racconta di questa coppia inglese che si trasferisce a Bucarest in Romania nel 1939, perché lui inizia a insegnare all'università di Bucarest, e quindi parlerà insomma del rapporto tra questi due coniugi, ma soprattutto delle loro peripezie in un contesto in cui sta per scoppiare la seconda guerra mondiale. Cioè, proprio pane per i miei denti, da come ne ho sentito parlare è proprio una saga della quale mi potrei innamorare, quindi
Assolutamente, l'ho acquistata, l'ho recuperata anche in ebook per poterla leggere e non vedo l'ora. Fatemi sapere se voi per caso l'avete letta, vi è piaciuta, non vi è piaciuta, insomma, sono molto curiosa. Poi abbiamo La guerra dei papaveri di Rebecca Kuang e lo mettiamo senza alcuna remora in Abbandono la nave. Saga amatissima, della quale avevo sentito parlare benissimo, addirittura ho acquistato il primo volume, cosa che io non faccio mai, a prezzo pieno, senza nemmeno aspettare gli sconti perché veramente volevo leggerlo. Delusione totale. La prima parte, quella ambientata in una scuola, comunque in un'accademia militare, è scopiazzata da mille altri racconti di questo tipo, prima fra tutto Harry Potter, cioè di storie ambientate in una scuola, cioè proprio paro paro, i personaggi sono anche stereotipatissimi. La seconda parte, comunque, che dovrebbe essere quella più bella, quella in cui si entra nel vivo della guerra, non mi è piaciuta per niente. L'ho trovata soprattutto molto carente dal punto di vista dell'ambientazione, veramente molto sciatta, imprecisa, evanescente, e anche i personaggi li ho trovati veramente molto stereotipati. Non mi è piaciuta, non mi è piaciuta per niente, non l'ho manco finito. Ci ho provato in tutti i modi a portare a termine almeno il primo libro, no, non fa per me. E evidentemente sono io, perché in realtà è piaciuta a tutti questa saga, quindi boh. Poi, rimanendo tra le guerre, La guerra delle rose con i Gulden, serie di quattro volumi, se non mi ricordo male, storica, dedicata appunto alla guerra delle rose. Ero interessata in quel periodo, ormai si parla di diversi anni fa, 5, 6, 7, forse qualcosa di più, a leggere qualcosa ambientato in questo periodo storico, che poi è quello che ha ispirato Martin per le cronache del ghiaccio e del fuoco. Sì, ero in piena botta da libri di Martin. E quindi ho recuperato questa serie di Icone Gulden che in quel periodo stava appena uscendo. Carina, ma nulla di che. Cioè, una serie storica che si fa leggere, non è proprio orribile, terribile, però non è neanche niente di così incisivo. Tant'è che dopo i primi due volumi, non mi ricordo nemmeno, sì, l'ho letti i primi due, ho perso totalmente interesse. L'ho poi acquistata per mio padre che se l'è letta tutta, a lui non è dispiaciuta, sai, grande fan di scene di battaglia e così, anche nei film, pure nei libri. Io mi sono un po' fermata perché insomma non mi ha presa particolarmente. Ecco, carina come serie di intrattenimento, ma nulla di più. Poi abbiamo La nona casa di Leigh Bardugo. Allora, sicuramente la mettiamo quassù in da finire. Il primo libro mi è piaciuto abbastanza, ha qualche difettuccio, però secondo me è compensato dalla protagonista, che è veramente molto ben caratterizzata, un personaggio interessante. Leigh Bardugo dà sempre il suo meglio nella caratterizzazione dei personaggi. Non ho ancora letto il seguito, ma lo voglio recuperare, anche se non ne ho sentito parlare proprio benissimo, quindi qualche dubbio ce l'ho. Però voglio proseguire almeno con Hellbent, poi non so se è uscito anche il volume successivo perché dovrebbe essere una trilogia. La saga della prima legge di Joe Abercrombie, il mio amico amante dei fantasy, quello che mi spinge anche a leggere Il problema dei tre corpi e altri libri di cui poi parleremo, è grande fan di Abercrombie. Io non ho mai letto niente di suo, però è considerato uno dei maestri del Grimdark, quindi chi sono io per tirarmi indietro? Lo mettiamo qui. Un po' con questi autori ho sempre la paura che siano libri un po' troppo al maschile, cioè nel senso dei libri in cui i personaggi femminili non ci sono per niente, o se ci sono sono molto stereotipati. Perché a volte mi è capitato di ritrovarmi in questo tipo di libri e chiaramente non mi entusiasmano mai del tutto. Però chiaramente finché non lo leggo non posso saperlo e quindi vedremo. La curiosità è tanta. Lo recupererò sicuramente, credo, in ebook, per questione di leggibilità, ecco. Poi abbiamo la quinta stagione di Jamisin. Qui il problema è, cioè la situazione è contraria, perché qui abbiamo quasi esclusivamente personaggi femminili al centro. Allora, l'ho quasi finito, lo sto leggendo in questo periodo, il primo volume, con qualche piccolo appunto, però mi sta piacendo tantissimo. Ne parleremo sicuramente nel prossimo wrap-up e proseguirò con la saga. Il primo volume è un po' lento, nel senso che succedono veramente poche cose, è un volume molto introduttivo, però ci ho trovato tanti elementi interessanti dei quali poi
poi parleremo meglio, quindi sicuramente da finire. Proseguiamo con un epic fantasy molto classico di Robert Jordan, L'occhio del mondo, che è il primo volume della Ruota del Tempo. Allora, io ce l'ho anche questo libro perché il mio amico di prima adora Jordan, la sua saga della Ruota del Tempo. E io appunto per questo motivo, trovando l'ebook a tipo 99 centesimi, lo recuperai al suo tempo. Non credo che lo leggerò perché è un fantasy veramente molto tradizionale, con dei personaggi molto manichei, cioè i buoni, i cattivi, e non lo so, mi ispira fino a un certo punto. Ho visto la serie TV che non mi è piaciuta per niente, e questo poi non vuol dire nulla perché magari è una trasposizione scadente di un bel libro, però non è che mi ha fatto venire voglia di leggere questa saga, che comunque è anche molto impegnativa perché sono 14 volumi, 12, una roba del genere, e spessi così. Quindi boh, per il momento non mi interessa, però ce l'ho, rimane lì, l'ebook sta lì e vediamo. Passiamo ad un nuovo acquisto in ebook, perché recentemente ho recuperato la saga dei Forsyth di John Gasworthy, mi pare si chiami l'autore, e lo mettiamo qua in voglio iniziare. Chiaramente ho recuperato di recente il ebook e quindi lo voglio assolutamente leggere. È una saga familiare molto classica, ambientata nell'Inghilterra vittoriana, che ci parla di una famiglia ricchissima, di una famiglia con un patriarca estremamente rigido e severo, una famiglia ossessionata dalle apparenze, da convenienza, e sembra proprio il tipo di storia che può piacere a me. È stata ristampata recentemente da Bompiani in due volumi. Io appunto ho recuperato il primo in ebook, sono due volumi belli belli corposi, e la curiosità è tantissima. Leggendo la trama mi ha ricordato ad esempio gli Effinger, comunque quel tipo di storia lì, quel tipo di romanzo familiare di quel periodo, un po' classicheggiante, ecco. Curiosissima di leggerlo. Tra l'altro è una saga molto molto famosa, che ho trovato recentemente citata anche nel libro di Doris Lessing che ho letto recentemente. Mi è sembrato una sorta di segno del destino, ma in Italia non è così letta, forse anche perché è stata a lungo fuori catalogo. Poi abbiamo Hilary Mantel con La storia segreta della Rivoluzione Francese. Allora, qua sono molto indecisa perché io ho letto il primo volume di questa trilogia, o meglio l'ho iniziato e mi sono fermata. Vero è che l'ho letto in un periodo veramente travagliato per me quest'anno, e lo voglio riprendere, quindi lo metterò in da finire, però con riserva, perché chiaramente se non mi è finito nella... è un segno del destino, cioè è un indizio il fatto che sia finito per sbaglio nella categoria di sotto. No, allora lo mettiamo da finire perché voglio riprovare a leggere almeno il primo libro per capire se è stato un po' sfavorito dal momento in cui l'ho letto, che era un momento complicato, oppure se effettivamente non fa per me. Vediamo. È una trilogia che ovviamente parla della Rivoluzione Francese, partendo da coloro che l'hanno, diciamo, dalle personalità più importanti: Robespierre, Desmoulins e Danton, se non mi ricordo male. Si parte proprio dalla loro infanzia, quindi il primo volume parte proprio dalla loro infanzia, poi giovinezza, eccetera. Non mi aveva entusiasmato, però lo riprenderò. Anche perché di Hilary Mantel sento parlare sempre molto bene, e qua in lista c'è anche un altro suo libro. L'acciaio sopravvive di Morgans, un libro a metà tra fantasy e fantascienza, da quanto ho capito, che ci racconta di tre personaggi, quindi una storia corale, che sono tre veterani, quindi hanno fatto la guerra e se ne portano addosso i segni, sia fisici che psicologici. Un fantasy molto poco noto, ma che mi ispira proprio per i temi affrontati. Ce l'ho il primo volume in cartaceo, spero di trovarlo anche in ebook e sono molto curiosa di leggerlo. Poi abbiamo L'amica geniale di Elena Ferrante, andiamo veloci, lo mettiamo quassù in completata perché l'ho letta tutta e prima o poi la rileggerò sicuramente. Abbiamo poi Le cronache del mondo emerso. Abbandono la nave perché, allora, tecnicamente io
la serie proprio delle cronache del mondo emerso, quelle racchiuse proprio in questo volume specifico, l'ho letta tutta quando ero ragazzina ed è stato uno dei miei fantasy preferiti all'epoca. Ho letto diversi libri di Licia Troisi. Ho letto anche la trilogia successiva, le guerre del mondo emerso, ne sono usciti poi tanti altri che io non ho intenzione di leggere. In questo senso abbandono la nave. Rimane però un fantasy a cui sono legatissima perché è proprio un pezzo della mia adolescenza, quindi lo mettiamo qui, però insomma un pezzo di cuore in qualche modo. Non credo che leggendolo adesso mi piacerebbe, ma come lettura per ragazzi secondo me era ottima. Poi abbiamo Le Lupe di Pompei, serie storica, edita sempre da Fazzi, ambientata appunto a Pompei. La protagonista è Amara, una ragazza che si ritrova appunto a fare la prostituta per varie vicende familiari. Ne ho sentito parlare molto bene, anche di questo esiste l'audiolibro e lo mettiamo in Voglio iniziare perché sono un po' diffidente, ve lo dico, io sono molto pignola con le serie storiche, ormai l'avete capito, però sono anche molto curiosa e quindi lo mettiamo qui perché la curiosità c'è. Le nebbie di Avalon di Marion Zimmer Bradley, pietra biliare del fantasy, ormai è diventato praticamente un classico. Io lo metto in da finire, ma in realtà sarebbe da rileggere perché questo libro mi fu assegnato a scuola in seconda liceo. Provai a leggerlo, peraltro, in un'edizione stampata in modo abominevole, lo abbandonai, però. È passato tanto tempo, ne è passata di acqua sotto i ponti. Ho recuperato tempo fa l'ebook in questa nuova edizione HarperCollins e c'è anche l'audiolibro, praticamente tutta la serie. Quindi da tanto tempo mi riprometto di rileggerla. Anche questa ambientata nel periodo di Re Artù, però da una prospettiva più femminile. La protagonista infatti è Morgana. Torniamo sulle sagre familiari, questo è proprio un ciclo, il famoso ciclo dei Rougon Macquart, si dovrebbe pronunciare così, di Émile Zola. Io di Zola colpevolmente non ho mai letto niente e questo lo mettiamo qua. Io qua ho preso L'Assommoir, lo scannatoio, perché forse è uno dei titoli più famosi, ma in realtà la saga conta tantissimi libri, non tutti facilmente reperibili, mi sfugge al momento anche l'ordine. Ad ogni modo, Zola, autore da recuperare senza dubbio. Torniamo sui fantasy, torniamo sul Grimdark. L'occhio del gufo di Andrea Butini va qui in da iniziare, comunque che voglio iniziare. L'autore, peraltro, ve l'ho anche già accennato in un altro video, è mio conterraneo e è amico di amici. Io non lo conosco personalmente, ma abbiamo delle conoscenze in comune, diciamo così. Del libro ho sentito recensioni molto contrastanti, ha avuto un certo successo come fantasy. Insolito, perché fantasy scritti da autori italiani non hanno questo tipo di rilevanza di solito, è stato pubblicato poi da Mondadori, quindi al suo esordio, perciò diciamo sicuramente è un'opera che ha attirato l'attenzione. Ne ho sentite recensioni contrastanti, c'è chi l'ha apprezzato molto e chi invece no. E curiosa di leggerlo perché comunque un grimdark, corale, c'è un mistero di mezzo, un'ambientazione molto scura, molto sporca, vediamo. Potrebbe piacermi. Così come vorrei leggere prima o poi nella vita, non so in quale universo, io penso di avere il tempo di leggere tutti questi libri, ma tutte queste saghe poi, vabbè. Lonesome Dove di Larry McMurtry. Allora, io non sono ferratissima col genere western, però questa saga mi ispira parecchio. Ne sento parlare così tanto e così bene che veramente mi è venuta una curiosità incredibile. Peraltro c'è l'audiolibro, cosa che mi salva perché io a leggere anche solo Lonesome Dove, che è un volumone così scritto fittissimo, ci metterei tipo 3 anni, e quindi vorrei leggerla. Vediamo, forse non è nelle mie corde, potrebbe non piacermi, c'è curiosità. Poi abbiamo Mistborn di Sanderson. Allora, qua siamo in un, diciamo, non ho più neanche le parole, parlo da un'ora, da 2 ore, non so più manco io. In un terreno sdrucciolevole, diciamolo così, perché io ho iniziato Mistborn, il primo volume che è questo qua. Non mi ricordo come si chiama, non riesco a. L'Ultimo Impero, ce l'ho fatta. Allora, storia e ambientazione, anche personaggi, devo dire, super interessanti. Scrittura terribile, mi dispiace.
Non so se è un problema di traduzione, non so se è proprio la scrittura di Sanderson. Mi hanno detto che poi migliora, ci credo assolutamente, ma il primo volume di Mistborn, raga, è una roba... io non sono riuscita ad andare avanti, cioè non riuscivo ad andare avanti per la scrittura, per come è scritto male, mi dispiace, ma questo perlomeno per me, ecco. Quindi, voglio iniziare... prego la divinità degli audiolibri che ci sfornino un audiolibro a un certo punto, che qualche coraggioso, perché anche Sanderson ha scritto un sacco di libri, tutti poi legati fra loro, anche se sono saghe separate, comunque attengono tutte allo stesso universo, e veramente tantissimi anche libri di Mistborn. Però se qualcuno ci fa la grazia di fare un audiolibro anche sul libro parlato, qualche volontario impavido, ecco, io non potrei essere più grata, perché sono sicura che con l'audiolibro lo leggerei. Così da sola non so se ce la faccio ad andare oltre la scrittura. La saga di Montalbano di Camilleri. Vi ho detto all'inizio non ci sarebbero stati gialli, vi ho mentito, ma c'è solo questo in realtà. E purtroppo lo devo mettere qui in Abbandono la nave. Io ho amato tantissimo Montalbano, la serie TV, che è proprio una delle mie serie del cuore, una delle mie serie comfort. Mi vado a rivedere qualche episodio di Montalbano quando sono giù di morale. E ho letto anche alcuni libri della saga, ma so per certo che non la leggerò mai per intero. Forse potrei leggere gli ultimi due libri, perché non è stata fatta la trasposizione in versione serie TV, però il mio interesse al momento è praticamente zero, quindi lo metto qui. Leggerò altro di Camilleri, senz'altro i suoi romanzi storici, ne ho anche alcuni, però la saga di Montalbano non la leggerò mai per intero, lo so per certo. Poi abbiamo Nevernight di J. Christoph. Allora, anche qua sono molto indecisa, perché da una parte sono curiosa e ci sono gli audiolibri, il che è una grande motivazione, dall'altra però so che J. Christoph non scrive proprio bene bene, anzi, e lo sapete che la brutta scrittura per me è un problema, ve l'ho dimostrato con Mistborn, quindi sta un po' a metà di queste due categorie, per il momento lo mettiamo qui, e al momento non mi interessa perché non è una lettura prioritaria. Non escludo prima o poi di provare a leggere l'audiolibro, però al momento non mi chiama. Così come purtroppo ci devo mettere, cambiando completamente genere, anche Olive Kitteridge di Elizabeth Strout. So che è un libro amatissimo e il mio non è assolutamente un giudizio sul libro. Se non sbaglio ha vinto anche il premio Pulitzer, stava anche nella lista del New York Times, mi pare. Quindi sicuramente è un bellissimo libro, non lo metto in dubbio, però... come nel caso di Kentaroff, è una storia di provincia americana che al momento non mi va di leggere, non mi chiama, non mi attira. Potrei cambiare idea in futuro, può darsi. Per il momento ho visto la serie TV, la miniserie, molto molto bella, però non credo di voler leggere il libro e i libri, perché poi Elizabeth Strout ha scritto diversi libri ambientati nello stesso luogo, anche se non è una saga consecutiva, comunque sono legati fra di loro e non credo la inizierò, però ripeto, questo vale il momento. Abbandono la nave anche per quanto riguarda Outlander di Diana Gabaldon. La serie TV continuo a guardarla e con grande piacere. Dei libri ho letto i primi 4 nella versione originale, che ora sta venendo ristampata da Mondadori, tra l'altro in delle bellissime edizioni, però secondo me il primo volume è il più bello, infatti potrei anche recuperarlo in cartaceo, perché all'epoca avevo dato via la mia edizione Longanesi, potrei recuperarla nell'edizione Mondadori, che è molto bella. Però solo il primo volume, perché secondo me piano piano la serie si va a perdersi, e non la trovavo più interessante, cioè è una serie scritta discretamente, con dei bei personaggi, è una serie storica con dei piccoli elementi fantasy, l'unico elemento fantasy in pratica è il viaggio nel tempo, per il resto è una serie storica con un'ambientazione veramente ben costruita. Qua dovrebbero imparare la capacità di Diana Gabaldon di ricreare l'atmosfera e l'ambientazione storica. Siamo nel 700, prima in Scozia ma poi ci spostiamo in giro per il mondo.
Però appunto è un libro di intrattenimento che quindi io leggevo per divertirmi. Dal quarto libro in poi ho cominciato a trovarlo noioso perché non succedeva più nulla e quindi sinceramente un libro di intrattenimento mi deve intrattenere, se no che lo leggo a fare? Quindi la saga Kardashian l'ho abbandonata, continuerò a vedere la serie TV, anzi non vedo l'ora che escano i nuovi episodi. A proposito di libri e serie TV che hanno avuto sorti diverse per quanto mi riguarda, questo Oscure Materie di Philip Pullman, perché purtroppo io il libro non l'ho mai finito e non credo lo finirò mai, cioè la trilogia, perché in realtà il primo e il secondo libro li ho letti con grande fatica perché non ho amato per niente la scrittura di Philip Pullman, non è una brutta scrittura a differenza di quella di Sanderson per esempio, però è una scrittura che non mi è piaciuta per una questione di gusti. Non so, anche qui sia un problema di traduzione perché io al solito l'ho letto in italiano. Primi due volumi molto molto belli, il terzo si perdeva troppo, secondo me non sono riuscita a finirlo. La serie TV però è pazzesca, Is Dark Materials, guardatela, la trovate, non so se ora è disponibile, comunque è di HBO, quindi la trovate su Sky, su Now, ogni tanto la rimettono. Bellissima, bellissima perché è una storia per ragazzi d'avventura, apparentemente, ma sotto si nascondono delle riflessioni veramente profondissime, un impianto filosofico, c'è proprio un libro filosofico che veramente può essere apprezzato da tutti, anche dai lettori adulti. Bellissima, La bussola d'oro e seguiti, veramente belli. Peccato per la scrittura di Pullman che non mi ha fatto portare a termine la serie. Sei di corvi di Leigh Bardugo. Allora, la mettiamo in completata. Io ho letto tutto praticamente, ho letto sia la trilogia di Tenebre e Ossa che mi è piaciucchiata ma non mi ha entusiasmato, la duologia di Sei di Corvi che adesso al momento rimane una delle mie serie fantasy preferite, bellissima, ha i suoi difetti come tutti i libri, però stupenda, soprattutto per quanto riguarda l'ambientazione dei personaggi, ma è anche una serie bella, avvincente per quanto riguarda la trama. E poi ho letto anche Il Re delle Cicatrici e seguito, che non mi è piaciuto per niente, per nulla. Quindi, se la Bardugo sfornerà altri libri di questa saga, non li leggerò. Al momento mi pare non ce ne siano altri, li ho letti tutti, Sei di Corvi nel cuore, il resto, insomma. Altra serie fantasy, autore fantasy in generale, che non fa per me è Terry Brooks. Provai a leggere, ma ero già ampiamente fuori target, la sua saga di Shannara, la trilogia principale. Ho letto i primi due volumi, non so nemmeno come ho fatto a leggerne due su tre perché proprio non fa per me. È un tipo di fantasy per ragazzi molto più favoletta che non realistico, come invece piace a me. È un fantasy molto tradizionale, sicuramente i lettori più giovani lo apprezzeranno tantissimo e non solo loro, insomma, se amate questa tipologia di fantasy molto tolkieniana di ispirazione, se vogliamo, non fa per me. So che ne hanno tratto anche una serie TV, ma anche quella non mi piacque particolarmente. Provai a guardare i primi episodi. È proprio un tipo di fantasy che anni fa avrei, cioè anni fa, nel senso quando avevo 13, 14, 15 anni, avrei amato, ora non mi interessa più. Poi abbiamo Shantaram, che forse non tutti sanno essere il primo volume di una duologia. Tra l'altro già Shantaram è un bel volumone, varrebbe come saga già da solo. Voglio leggere, non so quando, come lo inserirò in questi progetti di lettura a lungo termine, perché qua, come potete vedere, ci vorrebbero altre 2 o 3 vite intere per leggere tutta sta roba. Però sono molto molto curiosa, ne sento parlare sempre molto bene, mi viene consigliato spessissimo, quindi lo leggerò prima o poi. Ho visto anche la serie TV, che mi era anche piaciucchiata, anche se forse l'ottica è un po' troppo occidentale, è un pochino stereotipata, però curiosa di leggere anche il libro, c'è l'audiolibro su Storytel, sicuramente mi affiderò a quello. Shogun, anche questo c'è l'audiolibro di tutta la serie, se non sbaglio, e anche di questo nel caso mi affiderò all'audiolibro. Fino a qualche tempo fa vi avrei detto: no, non lo so se lo leggerò perché boh, adesso va dritto qui, voglio leggere.
perché sto guardando la serie TV su Disney Plus, mi sta piacendo molto, ma mi ha fatto venire tantissima curiosità di leggere i libri. Perché mi sono tenuta finora alla larga da una serie di libri di romanzi storici ambientati nel Giappone del 600 che dovrebbe richiamare la mia attenzione subito, perché ne ho sempre sentito parlare come di una serie scritta da un occidentale, quindi un po' stereotipata. Allora, nella serie TV questo aspetto un po' effettivamente l'ho riscontrato, ma poi ne parleremo quando l'avrò finita nel video dei preferiti apposito, però comunque sono molto molto curiosa di conoscere anche la versione cartacea di questa storia, quindi non escludo l'anno prossimo di fare un tentativo anche con Shogun, sperando tantissimo che non mi deluda perché la serie TV mi sta piacendo parecchio. Poi abbiamo, ci siamo quasi, ho finito la voce, The Giver di Lois Lowry, un libro di fantascienza, quasi una distopia, che quando uscì all'epoca ebbe un successo clamoroso. Io ricordo appena sbarcata su BookTube Italia, The Giver era ovunque, in tutte le librerie, tutti ne parlavano. Adesso io vi sfido a sentir parlare di The Giver. L'ho iniziato proprio in questi giorni, non ci avrei scommesso, ma l'ho trovato su Storytel. Io l'avevo acquistato secoli fa in ebook, sempre trovandolo in offerta. Il mio interesse era molto scemato, poi è uscito l'audiolibro e ho detto vabbè, proviamo ad ascoltarlo. Perché l'ho messo qui? Non lo so, scusate, mi sono distratta. Lo volevo mettere in da finire perché appunto l'ho iniziato da pochissimo, ho ascoltato una mezz'ora, spero di riuscire a finirlo prima che mi scada l'abbonamento a Storytel perché non ho intenzione di rinnovarlo. In ogni caso ne parleremo, credo, nel prossimo wrap-up, perché appunto lo sto ascoltando in questo momento, sto leggendo 1000 libri in contemporanea in questo momento, quindi farò una gran macedonia in testa, però non lo so, vedremo, ve ne parlerò più avanti, appena l'avrò terminato. Poi, The Atlas Six di Olivy Blake va in Abbandono la nave. Allora, il primo volume aveva tanti difetti, però non mi era dispiaciuto, mi aveva molto intrattenuto, l'avevo ascoltato in audiolibro. È uno young adult che si ispira palesemente a Sei di Corvi, senza però riuscire ad essere altrettanto avvincente, altrettanto riuscito. Comunque, carino. Però poi ho perso totalmente interesse per la storia. Non mi ricordo più nulla di The Atlas Six e le recensioni che ho visto del seguito mi hanno fatto completamente perdere ogni interesse per il proseguimento della saga. Quindi, nonostante ci siano gli audiolibri, non lo proseguirò. Così come ho abbandonato la nave per quanto riguarda la serie di Sapkowski, quella di The Witcher per intendersi. No, non ci siamo, non mi era piaciuto per niente. Io ho letto Il sangue degli elfi, che è il primo romanzo, l'avevo trovato noioso, ma soprattutto ambientazione totalmente evanescente e non riuscita. Personaggi veramente piatti, scrittura, vabbè, non so neanche a dirlo. È proprio uno tipo di fantasy un po' vecchio stile che non mi interessa particolarmente i personaggi femminili, poi vabbè, non ne voglio nemmeno parlare. Manco la serie TV mi è piaciuta, sinceramente l'ho trovata un po' trash. Con questo io perderò tutti gli iscritti al canale, ma vabbè, pazienza. Io vi dico sempre la verità, lo sapete. Trilogia della città di K, che ora troviamo in un'edizione unica, ma in realtà sono 3 volumi pubblicati inizialmente separati. È completata, l'ho letta quest'anno, l'ho amata tantissimo, ve ne ho parlato ampiamente sul canale, non mi ci soffermo oltre. Poi abbiamo Trilogia della Frontiera di Cormac McCarthy, la mettiamo in sono indecisa perché è un libro che prima o poi voglio leggere, però vorrei prima leggere qualcos'altro di più easy di western perché so com'è McCarthy e per quanto io abbia amato La Strada, so che è un autore piuttosto complesso e stratificato. Quindi lo metto qua, al momento non mi interessa, ma perché lo vedo come una lettura molto più lontana nel tempo rispetto ad altre, e però un po' di curiosità ce l'ho sicuramente. A proposito di serie per ragazzi, una serie di sfortunati eventi di Lemony Snicket. Ho apprezzato molto la serie TV che mi aveva divertito tanto, nonostante sia comunque una storia per ragazzi, l'avevo trovata molto molto divertente, nel senso dell'umorismo carinissimo. Poi c'è Neil Patrick Harris che io adoro.
anche se poi, insomma, la storia aveva all'inizio, mi aveva presa molto di più all'inizio, poi secondo me la risoluzione non è così convincente. Comunque, provai a leggere anche i libri sulla spinta, appunto, della serie TV, nonostante siano libri per ragazzi, e purtroppo si è riconfermata la regola che io non amo le serie per ragazzi. Infatti, provai a leggere il primo volume, ma non mi interessò per niente e quindi abbandonata. E non la riprenderò. Poi abbiamo Una vita da ricostruire di Brigitte Riebe. Lo mettiamo in Voglio leggere. Il timore che mi deluda come la serie di Carmen Korn, visto che anche qui siamo in Germania, se non sbaglio, qui o proprio nello stesso periodo o dopo la seconda guerra mondiale. In ogni caso abbiamo una famiglia che ha perso tutto a causa della guerra, non mi ricordo appunto se la prima o la seconda, e che appunto deve ricostruire la sua vita. L'audiolibro c'è su Storytel e credo che nel caso lo ascolterò. Ne ho sentito parlare molto bene e quindi boh, un po' di curiosità c'è, sono anche un po' diffidente, però voglio fare un tentativo. Ultimi due titoli, uno molto famoso, uno credo molto poco. Vodka Inferno di Penelope delle Colonne è una serie che ho recuperato in ebook trovandola scontatissima dopo che ne aveva parlato Nadia, la lettrice solitaria. È opera di un'autrice italiana ed è una serie fantasy molto scura, molto dark, che come da titolo è ambientata in una sorta di Russia ottocentesca che un po' richiama l'ambientazione dei classici russi. Curiosa di leggerla. Lo ero quando l'ho acquistata in ebook, adesso è lì che l'ango da tanto tempo, non mi ispira poi così tanto. Ho entrambi i volumi, tanto più che non credo l'autrice l'abbia mai completata. Quindi per ora la mettiamo qui in al momento non mi interessa, però appunto sta lì, non scade, nel caso la riprenderò. Poi abbiamo Wolf Hall, sempre di Ilary Mantel. Allora, ho avuto un brutto approccio appunto con Ilary Mantel a causa del La storia segreta della Rivoluzione francese, ma potrei provare a leggere anche Wolf Hall, anche se l'altra saga non mi dovesse convincere, perché anche questo ce l'ho in ebook e in entrambi i casi ci sono gli audiolibri sul libro parlato. Quindi lo metto in Voglio iniziare, con un po' di diffidenza in più, prima avevo molte più aspettative su questa serie, però boh, un po' di curiosità c'è ancora, me la consigliate spesso, quindi vediamo. Allora, uff, non ci credo, la tier list è finita, questa è un po' la panoramica generale. Eccomi qua, sono tornata a tutto schermo semplicemente per ringraziarvi per avermi seguito fino alla fine. Vi aspetto ovviamente come al solito qui sotto nei commenti e noi ci vediamo nel prossimo video.